Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte che siete arrivati dalle varie scuole della provincia. Facciamo stamattina l'incontro con la Helga Vaisova, che ieri sera, insieme alla nipote Sara, che si nasconde da qualche parte in sala. La Helga è arrivata ieri da Praga e sta con voi stamattina, che siamo circa in 500 studenti qua dentro, e domani con le altre scuole, con altri 500 studenti, perché complessivamente fra un mese andiamo via con 1000 studenti a fare il viaggio della memoria 2016, quindi benvenute e benvenuti al viaggio della memoria e nel nuovo teatro Ariosto. Abbiamo questa importante collaborazione col teatro, con i teatri che ci ospitano in questo teatro appena, ancora non so, si sente un po' di vernice, è stato appena ristrutturato, ci sono le poltrone nuove, comode, e abbiamo quindi questo bellissimo palcoscenico per ascoltare stamattina la Helga. Vi prego, essendo in un teatro e soprattutto essendo una testimonianza, di spegnere i cellulari. E prima di cominciare con la Helga, però chiedo un breve saluto al presidente della provincia. Abbiamo da anni il loro aiuto, in mezzo a tutta la confusione del cosiddetto riordine delle province che va avanti da 5 anni, io non ho ancora capito come sarà. La provincia ha mantenuto alcune linee molto forti, molto chiare, e uno è quello del sostegno alla cultura, che si erano dimenticato facendo la legge sul riordino. E la provincia di Reggio non si è dimenticata di questo, quindi continua col sostegno ai teatri, al palazzo che hanno anche la provincia stessa, il palazzo Magnani in corso Garibaldi, e anche al viaggio della memoria vostro. Quindi do la parola e un ringraziamento, e do la parola al presidente Manghi. Grazie, buongiorno a tutti, un saluto particolare a voi ragazzi, io sono qua molto volentieri. Ringrazio molto Istoreco per l'iniziativa di stamattina e di domani, ma anche per il lavoro che da tanti anni svolge nel nostro territorio sulla ricerca storica, sulla verità storica, sulla memoria, che sono un pezzo della nostra identità, sul quale ciò che facciamo non è mai abbastanza, soprattutto col tempo che passa e che ci allontana dagli anni in cui tanto di negativo si è compiuto sul genere umano. Ci sono stati anni, quegli anni, quelli che hanno segnato la Seconda Guerra Mondiale e l'hanno anche preceduta di un po', in cui ci si rapportava tra uomini per qualcuno all'insegna della forza, della violenza, della discriminanza, imperniata sull'appartenenza a razze diverse, a presunte intelligenze diverse, a presunti caratteri identitari diversi, che hanno un po' scardinato quella che è l'idea di essere umano, che non può prescindere dall'eguaglianza di tutti i soggetti che vivono su questa terra. E quel tempo va ricordato. Quel tempo va ricordato perché anche oggi ci sono esempi di qualcuno che vuol far pesare ipotetiche differenze sulla razza umana. E quindi quei comportamenti possono trovare e trovano, ahimè, ancora attualizzazione. Le stragi francesi degli ultimi mesi, dell'ultimo anno, era gennaio 2015 quando la redazione di un giornale francese ha subito quel che ha subito, e poi è stato novembre quando è accaduto ancora qualcosa di forse più grave, se possibile.
È imperniato su che cosa? È imperniato su una riattualizzazione della diversità del genere umano che, ripeto, culturalmente non può esistere. Allora, i viaggi e le iniziative della memoria devono avere questo tipo di obiettivo, cioè quello di farci capire che cosa è stato, che cosa può essere, e impegnare ognuno di noi, io parlo anche a me stesso, non parlo solo a voi, a non ripetere la degenerazione appunto del genere umano. Io appartengo al mondo della scuola, quindi mi sento particolarmente vicino a voi e ai vostri insegnanti, per i tanti anni trascorsi nella scuola primaria, un approdo alla scuola secondaria di secondo grado, che la vostra scuola ha mai esercitato per l'impegno amministrativo, ma che riabbraccerò prima o poi. E quindi ritengo che questo investimento su questa esperienza dei 1000 studenti di cui diceva Mattias, che andranno a Terezin, è fondamentale. Io ho vissuto il campo di concentramento come esperienza per la prima volta da studente universitario, Mauthausen, quindi avevo poco più della vostra età. Poi ho accompagnato le scuole prima ad Auschwitz e poi a Terezin l'anno scorso. Terezin, di cui oggi abbiamo una testimone, alla quale il padre disse: disegna ciò che vedi, e che ci ha lasciato quindi la testimonianza di quello che si poteva ritrarre col disegno di quel tempo, è un'esperienza particolare, perché l'esperienza di un luogo che apparentemente non è il campo di concentramento classico, tradizionale, che ci viene consegnato dall'immaginario collettivo, fu addirittura utilizzata per la propaganda, ovvero per far passare al mondo che in quella cittadina c'era una sorta di impegno per far stare meglio le persone. Era esattamente l'opposto, naturalmente. Si girarono anche filmati da diffondere su Terezin, che è passato alla storia come il campo di concentramento dei bambini. È una definizione forse anche un po' impropria, ma comunque ha ospitato tanti bambini che hanno lasciato queste tracce attraverso il disegno, che nella migliore delle espressioni è un po' la possibilità che ha l'animo umano di esprimersi in un modo diverso rispetto allo scritto, al verbale, attraverso le immagini, attraverso l'infondere appunto in figure, in rappresentazioni grafiche, ciò che si sente e che si pensa. Lì c'è tutta la drammaticità di una vita che era una cosa all'ingresso di quel campo e che alla fine era ben altro. E io penso che questo oggi ci verrà raccontato. Allora concludo dicendo che tra i pilastri del nostro vivere di oggi, riprendo quel che diceva Mattias anche sullo sforzo della provincia, c'è quello di continuare ad investire sulla cultura di ciò che siamo e di ciò che vogliamo essere, a partire dai fondamenti delle esperienze anche drammatiche, da ciò che hanno generato nella storia del genere umano. Quindi davvero credo che quello di stamattina con i testimoni, sapete che i testimoni per ragioni proprio anagrafiche ormai sono in progressiva estinzione da questo mondo, è un privilegio che anch'io mi riconosco, quindi starò volentieri ad ascoltare quello che ci verrà raccontato, perché sono un'opportunità straordinaria per rafforzare quella componente antropologica che ognuno di noi deve continuare a portare con sé per essere persona seria che affronta il mondo all'insegna del rispetto degli altri, della democrazia, della solidarietà, di quei valori che non possono non continuare a cifrare la nostra esistenza quotidiana per essere davvero comunità vera. Grazie per avermi ascoltato e buona giornata e buon ascolto a tutti. Adesso ringrazio una seconda volta davvero, perché appunto per noi è importante che questo viaggio della memoria sia un viaggio di tutta la città, di tutta la provincia, che ci sia l'appoggio delle istituzioni, e ci fa piacere che appunto la provincia non ci ha abbandonato ma sta con noi, e stamattina anche fisicamente il presente sta con noi. Ho sgridato appena la Helga che non aveva spento il cellulare. Quindi in anticipo sgrido anche voi, che almeno quelli che ancora non hanno spento, vi invito fortemente, non solo di spegnere, ma
la suoneria, ma se è possibile proprio di dimenticarlo per un'ora, perché adesso avete una occasione unica di ascoltare una persona che c'era. Non avrete tanta altra occasione nella vostra vita ascoltare una testimonianza di una persona che ha visto. Quindi provate ad entrare nel viaggio e nella logica, tornate indietro di 70 anni, nella logica tornate alla geografia che stiamo andando a Praga in questo momento. E tutto quello che fate fra un'ora, fra due ore, che fate oggi pomeriggio, i vari appuntamenti vostri, morosi, genitori, calcio, eccetera, provate un attimo a dimenticare e possibilmente dimenticare il cellulare e ascoltare davvero quello che c'è da dire la signora Helga Vajsova. Io traduco, quindi dovete portare pazienza e avere alta la concentrazione, un po' di indulgenza nei miei confronti, nei suoi confronti, perché appunto dobbiamo tradurre il suo racconto di vita. La Helga ieri è arrivata da Praga, sta qua due giorni, poi va a Milano dove farà una terza iniziativa in Italia con l'ambasciata della Repubblica Ceca a Milano. Abita ancora nella sua casa dove è nata nel 1929, quindi adesso racconterà la sua vita da bambina a Praga e da ragazza a Terezin e da adulta oggi e cosa pensa oggi. Quindi ancora un benvenuto, nochmal ein herzlich willkommen alla Helga Vajsova. Danke, dass du gekommen bist, Helga. Also, ich bin kein Politiker, nie ein Lehrer, und es ist nicht einfach für sein Publikum zu sprechen. Leider kann ich auch nicht die Sprache. Es muss sehr kompliziert übersetzen von Deutsch, die ich auch nicht kann. Aber trotzdem werden wir probieren, das zu machen. Io non sono un politico e non sono un professore, e davanti a tante persone così sono anche un po' in difficoltà. In più non conosco la vostra lingua e parlo in tedesco, che non è neanche la mia prima lingua. Quindi sono un po' emozionata e vi prego di avere pazienza. 27. Januar, wir jetzt erinnern 65 Jahre nach Befreiung Auschwitz. Sapete, il 27 gennaio è l'anniversario della liberazione dei campi di Auschwitz. Damals haben wir gedacht, das war der letzte Krieg überhaupt, dass sowas konnte nie mehr passieren. E quando era finita poco dopo la guerra, quando erano liberati i campi, pensavamo adesso basta, una guerra così non ci sarà mai più, sarà stata l'ultima guerra, che è quella che abbiamo avuto noi. Aber heute es gibt noch Menschen, auch Politiker, auch Historiker, die leugnen, dass es überhaupt geschehen war. Ma ancora oggi, dopo così tanti anni, ci sono politici o anche degli storici che negano tutto, che dicono non è mai successo. Und ich bin eine von den letzten Überlebenden, deswegen fand ich das als meine Pflicht davon zu sprechen. E visto che io ho vissuto quel periodo, ho visto, sono sopravvissuta, lo ritengo un mio dovere raccontare quello che ho visto. Und heute ist die Situation wieder sehr wichtig, weil ich erinnere damals die Situation, wenn das hat angefangen. Ich erinnere, unsere Familie sitzen an einem Tisch mit in der Mitte einen Globus und eine Mappe, hat man gesucht einen Staat, welcher nimmt Juden. E credo che sia particolarmente importanti in questi mesi, in questo periodo. Io mi ricordo da bambina, mi ricordo ancora la scena in famiglia, eravamo seduti intorno al tavolo, avevamo sul tavolo un mappamondo e anche una mappa geografica piatta e guardavamo un paese dove andare, dove emigrare, dove scappare. Cercavamo un paese che ancora prendeva ebrei. E non trovavamo un paese dove andare.
und Städten hatten verschiedene Quoten, wie viele Flüchtlinge sie nehmen würden. Und es gibt Städte, die Flüchtlinge kamen dort zu Grenzen und sie schicken sie zurück und sie sind alle umgekommen. C'erano molti stati che prendevano solo una certa quota e poi chiudevano le frontiere. E chiudere le frontiere vuol dire respingere noi, voleva dire respingere noi profughi di allora, ed è successo in molti stati che hanno chiuso davvero e la gente non poteva salvarsi ed è morta. Und heute gibt es wieder Flüchtlinge. Es ist ein bisschen anders, aber viel erinnert mich an diese Situation. Naturalmente oggi non è la stessa identica situazione, ma sempre profughi sono e a me fa tornare in mente la nostra situazione di allora. Also wenn ich sehe vielleicht die Mütter und Kinder, es erinnert mich in dieser Situation. Io mi ricordo quando vedo l'immagine di queste madri con Also es war nicht so einfach. Was ist denn los? Das ist Lo dimentico anche se suona. Diceva, quando vedo delle madri con i loro figli, a me fa ricordare la mia famiglia. Aber ich bin eine von der letzten, ein ehemaliges, die jüngste, aber auch die letzte heute. Ich bin ein ehemaliges Kind von Theresienstadt. Io ero una bambina allora, per questo motivo sono ancora in vita, sono uno degli ultimi sopravvissuti, sono una bambina di Theresien. Also ich bin in Prag geboren. Ich war nicht eine arme, aber auch keine reiche Familie. Ich war ein einziges Kind und hatte ein glückliches Kindheit. Sono nata a Praga in una famiglia né ricca né povera, normalissima dal punto di vista economico. Ero figlia unica e aveva una infanzia felice, bellissima. Es war Demokratie in Tschechien und es war fast kein Unterschied, wer war Jude und wer war nicht. Vivevamo in uno stato democratico, la Cecoslovacchia, e non c'era nessuna differenza, non fregava niente a nessuno chi era ebreo o no. Wir haben in Freundschaft mit unseren Nachbarn gelebt. Ich hatte Freundinnen zwischen die nicht-jüdischen Kinder. Ich bin in eine normale Schule gegangen, hatte ein glückliches Kindheit. Era un periodo molto felice per me. Avevo degli amici ebrei e non ebrei, vivevamo nello stesso palazzo con famiglie non ebraiche. Andavo a una scuola non confessionale, una scuola non ebraica, una scuola pubblica normale, quindi per me era una vita bellissima. Ich wusste, dass ich ein Jüdin war, das weiß ich, habe ich gewusst, aber wir waren fast alle Juden in Tschechien waren sehr assimiliert und nicht viel religiös. Sapevo di essere di una famiglia ebraica, ma non eravamo religiosi, non eravamo molto religiosi, eravamo molto assimiliati, vivevamo come gli altri. E per la maggioranza degli ebrei nella Cecoslovacchia era così. Aber das hat alles geendet nach Okkupation in 1939, wenn unser Land war occupiert bei der deutschen Armee. Ma tutto questo con l'occupazione da parte dell'esercito tedesco cambia completamente. Und dann hat man angefangen mit der rassistischen Politik. E con l'occupazione tedesca comincia una politica razzista. Es gibt ein Verbot und wurden einen nach den anderen und hat es angefangen. È arrivato un divieto dopo l'altro, hanno cominciato subito e ne sono arrivati tanti divieti. Man hat uns viele Sachen verboten, aber wir haben niemand damals gedacht, dass es so schrecklich sein wird und dass es so lange gedauert wird. Was waren die Verbote? Die Verbote, also ich werde nur, es war ja so viele, also einige werde ich. Von ersten war vielleicht, alle Juden wurden ausgeschlossen von seiner Arbeit. Also mein Vater hat Arbeit verloren. Dann hat man uns verboten, zum Theater zu gehen, zum Kino, zum Park, zum Schwimmingpool, also so weiter. Era tutta una lunga serie di divieti, non sono arrivati tutti insieme un po' per volta, nessuno di noi pensava che andasse così per lunghe e che arrivassero così tanti, ma ci hanno vietato, il primo,
La prima cosa che mi ricordo bene è il divieto di lavorare per mio padre, che ha perso il suo posto di lavoro. Poi ci hanno però anche per noi bambini vietato usare, frequentare luoghi pubblici, per esempio andare a teatro, andare al cinema o andare in piscina. Tutto questo passo dopo passo ci vietarono. Wir müssen verschiedene Sachen abgeben, aber nicht nur Schmuck und Geld, Gold, aber vielleicht auch Haustiere, Hunde und Katze, Kanarien. Ja, da muss man. Ja, ich habe eine Freundin, sie immer erinnert sich seinen Kanarienvögel, welche sie muss auch abgeben. Per esempio c'era anche il divieto di possedere determinati beni economici, ma questo non ci ha colpito perché non eravamo ricchi, ma arrivavano anche dei divieti tipo non potevamo avere animali domestici. Mi ricordo, sembra una cosa piccola, ma mi ricordo bene, una mia amica ha dovuto dare via i suoi canarini. Era vietato per noi anche avere una bicicletta o avere gli sci. Dann waren wir alle registriert und wir wissen, schreiben unser, was wir alles haben, eine Liste davon. Eravamo tutti stati registrati e dovevamo anche dichiarare quello che avevamo. Dann wurden wir auch aus Schule ausgeschlossen. Also meine letzte Unterricht war die vierte Klasse Volksschule. Vierte Klasse. Poi siamo stati buttati fuori dalla scuola. Io ho finito il quarto anno di scuola elementare, poi sono stato espulso. Und dann mussten wir, das war das in die Straßen und sehr gekannt hat, mussten wir die jüdische Stern tragen mit Anschrift Jude. Poi dovevamo anche portare una stella gialla cucita in modo sul vestito, in modo che per strada tutti vedevano che noi siamo ebrei. C'era scritto in tedesco Jude su questa stella. Und dann, das hat gedauert ungefähr zwei Jahren, und dann hat man gesagt, wir werden irgendwo konzentriert. Und hat man gerichtet, sogenannten Ghetto, und hat man gesucht, einen Platz davon für das Gut, hat man gesucht, Theresienstadt. Quindi per due anni è andata avanti questa occupazione con tutti questi divieti. E poi hanno cominciato a parlare della necessità di chiudere tutti gli ebrei della nostra città, di Praga, e di quella della nostra regione, in un ghetto. Hanno cercato un luogo dove chiudere dentro tutti e hanno trovato Theresien. Also Theresienstadt ist eine Festung gebaut in der Ende 18. Jahrhundert und es war gut für diese Pläne, weil es als Festung ist umgebaut mit hohen Wände und sie finden es. Und dann später ist es wurde nicht als Gefängnis, als Festung, dann später wurde das eine militärische Garnison davon gerichtet und es werden viele Baracken dort gebaut, also es war gut, viele Menschen reinzulassen. Theresien era già chiusa come città fortificata, era quindi facilmente controllabile grazie alle alte mura che aveva comunque già da 150 anni prima. E visto che era una città militare, con una prima, nei secoli prima, forte presenza militare, c'erano tanti edifici dove potevano stivare, quindi, tante persone. Also, wenn Sie, ich habe gehört, dass einige von Ihnen werden Theresienstadt besuchen, oder einige schon, aber heute, wenn Sie dort kommen, es ist kein kleines Städtchen, heute leben dort 2.500 Einwohner. Voi andrete a vedere, credo tutti, ma se adesso andrete, vedrete una piccola città, ci abitano 2.500 persone, non di più. Ma anche vor dem Krieg hatte dort ungefähr 3.500 Einwohner und 3.500 Soldaten in die Baracken gelebt. Also zusammen 7.000. Zusammen 7.000 Menschen vor dem Krieg. Prima della guerra c'erano circa 3.500 soldati e 3.500 familiari di questi soldati, quindi complessivamente ci abitavano mai più di circa 7.000. Aber in Krieg 140.000 Menschen. Ma nel periodo della guerra ci sono passati 140.000 persone in questa città.
Aber man hat uns damals gesagt und wir haben das geglaubt, dass wir werden dort als Juden konzentriert und wir haben uns vorgestellt, dass wir werden dort arbeiten und selbstverständlich haben wir gedacht, Krieg dort zu überleben. Noi, a noi è stato detto che dovevamo vivere in un modo, in un unico luogo, dovevamo essere concentrati, avevano detto, e noi pensavamo di essere portati in questo ghetto, ok, per vivere in modo separato, però per viverci, per lavorarci e per far passare in questo modo la guerra, di aspettare la fine della guerra. Ma è stato totalmente diverso, è stata tutta una grande menzogna. Es war genannt Ghetto, aber in Wahrheit es war ein Konzentrationslager, es hat funktioniert als zu Propaganda. Man sollte schauen, dass es im Juden geht, es tut hier. È stato chiamato come un ghetto esemplare, ma era stato fatto per la propaganda, per farlo vedere come un luogo dove poteva sembrare che si potesse vivere bene. In realtà era come un grande campo di concentramento. Also 140.000 Menschen, alle Juden von Tschechien und dann später auch von den anderen occupierten Ländern. Tutti gli ebrei della attuale Repubblica Ceca, della Cecoslovacchia di allora sono stati dentro a questo Terezin, fanno parte di questi 140.000, poi anche ebrei tedeschi e di altri paesi occupati. Weil Theresienstadt war die letzte Station, das war ein Umstation zum anderen Lager, aber wir haben nicht gewusst, wohin. Noi pensavamo di essere spostati appunto da Praga a Terezin, non avevamo capito per niente che non era la nostra destinazione, ma era solo un luogo di passaggio, che era non il nostro ghetto di arrivo, ma che da lì ci portavano in altri campi che noi ignoravamo. Niemand wusste dies über Konzentrationslager, über Gas. Man hat gesagt nur die Transport nach Ost. Aber das hat niemand gewusst, was das meinte. Über Gas kann man das nicht. Nein, das davon haben wir überhaupt nicht gewusst. Poi cominciavano i trasporti, cioè la seconda deportazione verso i paesi dell'est, ma nessuno di noi sapeva delle camere a gas, non ci aspettavamo affatto che questi treni ci portassero verso camere a gas. Also ich war eingereiht in einen mit meinen Eltern mit einem die ersten Transporten, es war in November 41. Io sono stata insieme ai miei genitori deportata da Praga verso Terezin nel 1941. Es war genau einen Monat nach meinem 12. Geburtstag. È stato nel dicembre, alla fine dell'anno del 41, esatto un mese dopo che avevo compiuto i 12 anni. Und wenn war jemand eingereiht in einen Transport, wir müssen abgeben die Liste, wir haben vor dem geschrieben unsere Sachen und es war uns erlaubt nur 50 Kilo Gepäck mitnehmen. Dovevamo fare prima della partenza, prima della deportazione, un elenco dei nostri beni e di tutto quello che avevamo potevamo portare 50 kg di bagaglio. Für mich vielleicht, Sie haben schon die Ausstellung hier gesehen. Einige, ja. Weil vielleicht jeder sagt sich, also 50 Kilo Gepäck ist nicht so viel. Ich glaube, dass Sie, wenn Sie fahren in ein Sie haben mehr Gepäck, aber wir haben nicht gewusst, wie lange wir werden dort sein. Trotzdem hat sich jeder etwas für ihn Wichtiges mitgebracht. Und ich, weil ich war seit meiner Kindheit sehr gern gezeichnet, habe ich mich eine Schachtel mit Wasserfarben, eine Bleistift mit hingeschickt. Non so quanto vi portate voi quando fate un viaggio, o quando in famiglia fate un viaggio, ma per noi non era un viaggio, era un trasloco. Quindi era difficile decidere cosa prendere e cosa lasciare a casa. Io comunque, da bambina già, da piccolissima, disegnavo, mi piaceva molto fare dei disegni, quindi quando io potevo metterci del mio in questa valigia, ci ho messo anche i colori. No, und gleich nach Ankunft haben wir gesehen, dass es war als Liege, weil gleich nach Ankunft wurden die Männer und Frauen getrennt.
Kinder bis 15 Jahren mit Müttern, mit Männer, Frauenkasernen und Knaben älter als 15 waren in Männerkasernen geschickt. Mein Vater war anders geschickt und ich mit meiner Mutter. Quando siamo arrivati a Teresin abbiamo subito visto che era tutto un inganno, che per niente si stava bene in questo nuovo luogo. Siamo stati separati da mio padre perché venivano separati gli uomini dalle donne e andavano in baracche diverse, in caserme diverse. I bambini sotto i 15 anni stavano con le madri, quindi io sono stato insieme a mia madre in una baracca. Es hat gedauert ein paar Monate, wir konnten uns nicht mit Familien zusammentreffen. Haben wir gesucht, einige Messages zu einem also zu schmuggeln und habe geschmuggelt zu meinem Vater meine erste Zeichnung in Theresienstadt. Das sind die zwei Kinder, die bauen einen Schneemann. Ihr durftet nicht aus dem Haus raus. Ja. E non si poteva neanche liberamente circolare all'interno di questo ghetto, però c'era ogni tanto la possibilità di comunicare con dei biglietti di nascosto, di dare a qualche persona che per un determinato incarico doveva recarsi all'interno di Teresin in un'altra baracca. E così ho fatto un disegno per mio papà, che era lontano, che non stava con noi. E se qualcuno di voi vede la mia mostra che in questo periodo è qui a Reggio, nella sinagoga in via dell'Aquila, credo che diverse classi l'hanno visto. Comunque torno alla traduzione, dice: quindi volevo fare un disegno per mio papà che era lontano e ho fatto quel disegno del pupazzo di neve e una persona mi ha fatto il piacere di far arrivare a mio papà questo disegno. Aber damals habe ich das geschmuggelt zu meinem Vater, aber er hat mich geantwortet, zeichne, was du siehst. Und so habe ich angefangen, den Tag zu zeichnen. Und ich war in Theresienstadt fast 3 Jahre gewesen und in der Zeit habe ich mehr als 100 Zeichnungen gemacht. Mio padre mi ha fatto rispondere, sempre attraverso questa persona che di nascosto ci organizzava la comunicazione, diciamo, mi ha fatto arrivare questo messaggio: disegna quello che vedi, disegna ciò che vedi. E quindi io ho cominciato, anche spinto perché volevo fare un piacere a mio papà, a fare questi disegni. E sono stato circa 3 anni a Teresin e ho fatto più di 100, complessivamente 100 disegni. Und weil es war verboten, in Theresienstadt zu filmen und so, es gibt fast kein Material von diesen Zeiten. Era vietato fare dei film o delle fotografie, c'è pochissima documentazione che fa vedere la vita a Theresien. Es waren ja aber zwischen diese 140.000 Menschen, selbstverständlich waren auch viele Künstler, Schriftsteller, Musiker, auch Maler. Und die Maler haben offiziell in so einer Zeichenstube gearbeitet, aber heimlich haben sich auch den Alltag gepickt. 140.000 persone sono passate per Teresin, è una città, e chiaramente in una città così ci sono tanti artisti, c'erano musicisti, c'erano però anche persone che disegnavano, non c'era certamente solo io da bambina, c'erano anche degli adulti, anzi c'era un ufficio predisposto da parte nazista per farli disegnare e per sfruttare la loro arte, però di nascosto anche questi adulti delle volte facevano dei disegni che invece riportavano la realtà. Aber damals hat es etwas Schreckliches passiert, weil wir waren in Theresienstadt ganz ohne Kontakt mit der Außenwelt. Ja, ohne Radio, ohne Zeichnung, ohne Handy, sowas konnte sich nicht dort passieren, können Sie sich vorstellen. Also wir waren ganz ohne Nachrichten und einige von diesen erwachsenen Maler probierten einige Zeichnungen herauszuschmuggeln, dass die Menschen draußen wussten, was es passiert. Heute wissen wir genau in 5 Minuten, was es geschehen ist auf der anderen Welt, aber damals war das nicht. Hat er das geschafft?
Und leider wurde eine von diesen Zeichnungen gefunden, hat man gesagt, das ist eine Liegepropaganda, und hat man alle diese Künstler zusammen mit ihren Familien zum kleinen Festung, das war immer ein politisches Gefängnis, und alle sind wegen dieser Zeichnungen umgekommen. Poi questi adulti disegnatori che facevano vedere la realtà di Teresin di nascosto hanno anche avuto l'idea di far uscire questa, chiamiamolo, documentazione dal Teresin, perché non è come oggi, non c'era chiaramente il telefonino, ma non c'era neanche la radio, non c'era neanche il giornale, noi eravamo chiusi, eravamo su un altro pianeta, non sapevamo niente del mondo intorno a noi, e secondo noi anche il mondo intorno a noi non sapeva niente su come in realtà si viveva male a Teresin. Quindi questi disegni è stato organizzato a farli uscire di nascosto dal ghetto di Teresin, a farli arrivare in città. È stato terribile perché sono stati scoperti e queste famiglie, questi disegnatori adulti, con le loro famiglie sono stati uccisi immediatamente, sono stati portati via da Teresin Fortezza Grande, che era il nostro ghetto, prima al campo di concentramento piccolo del vecchio carcere, e lì li hanno ammazzati. Aber ich hatte so einen großen Glück, weil ich habe dann, am Anfang habe ich gewohnt mit meiner Mutter, dann später hat man eingerichtet Kinderheime. Also ich habe gewohnt, Kinder waren geteilt nach Eltern, habe ich gewohnt in einem Mädchenheim mit Mädchen, in, so alt wie ich war. Und damals, wenn diese Affäre passiert, niemand hat gedacht, finden so eine Zeichnung in ein Kinderheim. A me è andata bene perché inizialmente, come dicevo, stavo nella stessa baracca con mia madre, con mia mamma, poi invece hanno fatto le baracche per solo bambini, stavo quindi da sola con altre ragazze in una casa per solo ragazze, giovanissime, era diviso anche per età, e da noi non hanno cercato altri disegni, non avevano messo in conto che un bambino poteva anche, diciamo, documentare la vita a Teresin. Also es gibt nur sehr wenig Bildermaterial von diesen Zeiten. Diese erwachsene Künstler haben das auch heimlich gemacht, haben die Zeichnungen irgendwo hin unter Fußboden und Dachboden irgendwo geschickt. Aber wenn sie sind umgekommen und niemand wusste davon, sie sind viele verloren. Nur ein paar sind geblieben. Questi disegnatori adulti sono stati uccisi, alcuni dei loro disegni purtroppo erano stati scoperti, ma altri disegni avevano nascosto anche sotto il pavimento di qualche baracca o sotto qualche asse del tetto di qualche baracca, quindi qualche disegno originale c'è rimasto anche di questi disegnatori adulti. Aber ich habe diese 100 Zeichnungen gemacht und wenn ich dann später auch mit einem Transport weiterdeportiert, habe ich die Zeichnungen nicht mitgebracht, weil wir haben nicht gewusst, wohin die Transporte fahren, aber wir haben gedacht, es wird etwas Schlimmeres sein, haben wir die Sachen für uns Wichtige demjenigen überlassen, die in der Gesellschaft geblieben waren. Poi quando sono stata deportata una seconda volta con questi famosi, famigerati trasporti verso l'est, io non sapevo dove si andava, ma era chiaro per tutti che si andava in un luogo dove andava peggio, questo lo sapevamo. Quindi non ho portato con me questi 100 disegni, ma come hanno fatto altri, anche io ho lasciato tutto quello che avevo e quello che avevo disegnato a qualcuno che rimaneva ancora, anche dopo di me, a Teresin. Quindi i miei disegni sono sempre rimasti a Teresin. Also habe ich diese Zeichnungen und auch habe ich ein Tagebuch geschrieben, habe ich das nicht mitgebracht und habe ich das zu meinem Onkel gegeben und der hat das eingemauert. Und er hat das eingemauert in einen Kasernen und ja, Gott sei Dank hat er überlebt, also hat er gewusst, wo das ist, hat das nach dem Krieg herausgetragen und so sind sie geblieben. Un mio zio, quando dovevo partire io, con un trasporto verso l'est, un mio zio è rimasto a Teresin. Io ho lasciato tutti i miei disegni e anche un diario che avevo scritto con le parole, non con i disegni. Tutto questo ho lasciato a mio zio che l'ha murato nella sua baracca
Fortunatamente questo zio è sopravvissuto e dopo la guerra, quindi lui si poteva ricordare dove ritrovare questi disegni e il diario. Also ich habe in diesem Kinderheim gewohnt, ja, und selbstverständlich aus Schulunterricht war sehr, sehr verboten. Trotzdem haben wir uns heimlich ganze Zeit untergebracht. A Terezin eravamo giovanissimi, per esempio era vietato fare lezioni, le lezioni scolastiche erano vietate, ma noi ci siamo auto-organizzati e abbiamo fatto di nascosto, clandestinamente, scuola. Aber es war ja heimlich und immer musste jemand vor dem Tor wache stehen, warten. Und wenn ein Deutscher kam, immer haben wir geschickt die Sachen, wo man kann sehen, dass es ein Unterricht war, haben wir angefangen zu singen oder zu zeichnen, weil das war das Einzige, was uns erlaubt. In un secondo momento, per esempio, ci è stato permesso cantare e anche disegnare delle volte, quindi quando veniva una guardia, quando veniva un poliziotto, perché noi avevamo sempre un palo all'ingresso quando si faceva scuola clandestina, subito facevamo sparire i pochi testi che avevamo e si fingeva o un disegno o un canto. Aber ich muss noch gern zurück zu die Situation. Also früher war Theresienstadt Berlin für 7000 Menschen. In der Kriegszeit waren 140.000 Menschen durchgegangen. Die waren nicht in derselben Zeit dort, aber normalerweise immer über 60. Aber selbstverständlich war es Not für Wasser, für hygienische Installationen, für Raum. Es war 150, 80 Zentimeter für einen Mensch und 180 Zentimeter, zwei Matratzen. Und selbstverständlich schlecht Essen. Dicevo che Terezin è stata una piccola città dove durante la guerra questi 140.000 persone sono passate, non tutti nello stesso momento, contemporaneamente nello stesso momento, però c'erano sempre fra i 50.000 e 60.000 persone in uno spazio dove prima erano 6-7.000. Quindi le condizioni erano di pessimo cibo, mancanza d'acqua, mancanza di possibilità igienica di lavarsi, di curarsi e pochissimo spazio. Di medio avevamo 180 centimetri, praticamente uno o due materassi a persona come spazio a disposizione per tutto il giorno. Und am Anfang haben wir auf Fußboden geschlafen, dann später, dass es mehr Menschen kann, hat man die dreistöckige Bette gebaut. Inizialmente abbiamo dormito per terra perché non erano così tante le persone, non avevamo neanche i letti, ma avevamo giusto lo spazio per dormire per terra. Poi hanno portato i letti a castello perché era aumentato il numero dei detenuti. Also, es war ja keine Waschraum, es war nur ein kaltes Wasser und ein paar Stunden täglich hat das keine Seife. Also, es war ja selbstverständlich, in solche Situationen haben brachen viele Epidemien und trotzdem, es waren ja gute Ärzte und Krankenschwestern, aber es war ja keine Medikamente. Per esempio, non avevamo sapone e lavarsi mai col sapone, sempre solo con acqua, chiaramente fredda, non c'era acqua calda e anche l'acqua fredda c'era solo alcune ore al giorno. E non c'era un vero e proprio bagno, c'erano dei lavandini dove si poteva anche lavarsi un po', e questo per settimane, per mesi, per alcuni anni è stato chiaramente un disagio enorme, solo quello igienico. Questo ha portato per molte persone a malarsi, non curare il proprio corpo, e ripeto, anche fra queste migliaia di persone non c'erano solo tanti artisti, ma c'erano anche medici e infermiere. Come se prendi una qualsiasi città, trovi persone con queste competenze, solo che non avevano medicine a disposizione, per esempio. Es war eine große Epidemie, Typhus-Epidemie, damals haben auch Mädchen von unser Zimmer gestorben. Quindi molte persone, per esempio, si sono ammalate di tifo e mi ricordo che sono morte anche alcune ragazze della mia stanza. Also die Situation war schlecht. Aber trotzdem, alles konnten uns nehmen und alles hat man uns genommen. Aber das Einzige, was ihnen nicht nehmen kann, das ist, was bringen sie sich in seinen Herz und in seinen Köpfen.
das war die Kultur. E ci hanno derubato di tutto. Ci avevano rovinato la vita prima e ci hanno preso tutto, ma c'è una cosa che non vi può rubare nessuno ed è quello che porti dentro al tuo cuore. E per noi questa era la cultura, la nostra cultura. Ich erinnere, mein Vater hat mir in meinem Poesiealbum geschrieben, vielleicht wird es, also es ist ein Poesiealbum, vielleicht wird die Situation noch besser, hoffentlich auch besser sein oder schlechter, aber in allen Fächern müssen wir Menschen zu bleiben, Menschen zu bleiben. Mi ricordo che un altro biglietto, mio padre aveva scritto un tipo di poesia per me che mi ha fatto arrivare, dove lui mi scriveva che non si sa come sarà il futuro, come andrà avanti, se sarà meglio o se sarà peggio, ma che in ogni caso, in qualsiasi situazione, è molto importante conservare questa, essere delle persone, la umanità, conservare la propria umanità. Also am Anfang waren alle diese kulturellen Aktionen verboten, dann später haben sie sich nicht viel gesorgt. Und vielleicht haben sie gedacht, vielleicht wird das helfen zum Ruhe hier halten, weil sie haben schon alle gewusst, was wir haben nicht gewusst. Dass es schon in den Jahren 1942 wurde in Wannsee-Konferenz in Deutschland standen, die sogenannte letzte jüdische Entlesung. Inizialmente era vietato tutto, anche la nostra cultura, anche appunto le attività che dicevo. Poi col tempo i nazisti hanno un po' mollato, ci è sembrato. In realtà oggi credo che non sia andato così. Probabilmente loro pensavano che è più utile per mantenere la calma all'interno del ghetto ammettere alcune attività, sia per gli abitanti del ghetto che stanno più calmi, sia per motivi di propaganda. In realtà i nazisti sapevano una cosa che noi non sapevamo, che a Berlino avevano già fatto la cosiddetta conferenza di Wannsee e deciso la distruzione totale, la uccisione di tutti gli ebrei d'Europa. Also das letzte Entlesung meinte, dass wir alle waren zum Tod bestimmt. Loro lo chiamavano la soluzione finale che prevedeva la morte di tutti noi. Aber trotzdem haben wir das nicht gewusst, aber trotzdem haben wir Angst gehabt, eingeladen zum einen Transport. Weil das war eine Umstandsstation und die Transporten fangen an im November 1941, aber seit Januar 1942 wurden die Transporten wieder von Theresienstadt irgendwo gefahren nach Ost. È difficile spiegare la paura che avevo, che avevamo, quando, anche quando eravamo a Terezin, sempre di essere inseriti in uno di questi trasporti che andava verso est. Perché noi eravamo arrivati nel novembre 41, ma dal 42... Non è possibile stare in pace. E dall'inizio del 42 hanno cominciato a fare questi trasporti della seconda deportazione, cioè via da Terezin verso l'est. E noi avevamo una enorme paura di essere inseriti lì. Also eingeladen zu einem Transport hat immer gehängt und über uns als Glauben. Ja, also, aber ich habe gesagt, dass Theresienstadt diente als Propaganda. Und das kann man sie, man hat einmal eine internationale Rote Kreuz-Kommission eingeladen. Und vor dem hat sie diese Zeit, diese Verschönerung gestanden. Und sie wollten zeigen, dass dem Juden geht es ganz normal. Poi c'è stato anche questa idea di migliorare un po' la nostra posizione, la nostra situazione e ammettere alcune attività culturali, ma sempre eravamo sotto questa spada di Damocle, questa paura di questi trasporti verso l'est che andavano e non tornavano e non si capiva dove andassero. Però per esempio quando è venuta la Croce Rossa Internazionale, era anche per loro chiaramente
credo oggi, che ci avevano permesso di fare alcune attività culturali e di rendere un po' più bello Terezin, perché loro dovevano vedere che noi stavamo bene. Also, diese Verschönerung hat gedauert ein paar Wochen und hat man vorbereitet genau den Plan, was demjenigen wird gezeigt sein. Man hat die Fußboden gewaschen, die Häuser gemalt, den dritten Stock herausgegeben, in die erste Etage hat man Vorhänge in die Fenster gegeben. Das war ein großes Theater, weil man sollte schauen, dass es eine normale Stadt ist, hat man auch eingerichtet Geschäfte. È stata una grande messa in scena, è stato uno spettacolo teatrale questa visita della Croce Rossa, perché chiaramente era tutto pianificato minuto per minuto, metro per metro, quello che vedevano. Avevano per esempio segato i nostri letti a Castello, che erano a 3 piani, per far vedere meno affollamento hanno segato il terzo livello di tutti i nostri letti e li hanno in una baracca. Avevano messo anche le tendine al primo piano e poi hanno fatto vedere quella baracca come una baracca, un dormitorio, fra virgolette, normale. Oppure hanno pulito per terra, cosa mai successo prima, avevano tinteggiato la baracca. E avevano anche, perché se vuoi far vedere una città più o meno normale, avevano anche messo su dei negozi addirittura. Aber in ein Geschäft muss man einige Sachen zum Kaufen. Hat man einen Transport nicht Gepäck gegeben, hat man die Sachen von den Koffern in Fenster gegeben. Se avete un negozio dovete avere anche della merce da vendere in questi negozi. Quindi da un trasporto arrivato, i nuovi detenuti hanno preso tutto quello che avevano e con questo hanno riempito le scaffalature di questi finti negozi. Zum Einkaufen müssen sie auch Geld haben. Wir haben alles abgegeben. Hat man gedruckt Ghetto-Geld. Das war ein Papier ohne Volume. Se avete un negozio con della merce, bisogna avere anche del denaro per fare gli acquisti. Ma a noi era stato derubato tutto, noi dovevamo dar via tutti i soldi già molto prima. Quindi hanno stampato nuove banconote del ghetto Geld, cioè della valuta, solo per il ghetto, che erano in realtà dei pezzi di carta che non valevano niente, però si vedevano e si facevano credere che tutto fosse normale. Heute, wenn Sie kommen nach der Innenstadt, wenn Sie sehen in Mittel einen Park, aber das war damals nicht, das war alles umbaut mit hohen Fenstern. Und aber vor dieser Kommission kam, hat man das heruntergegeben, hat man Gras gegeben, Rosen, keine Sesseln. Es hat man einen Musikpavillon gebaut. Es sollte sein wie ein glückliches Stadt. Ricordatevi, quando andate a Terezin, adesso si vede al centro, dove c'è la chiesetta, un tipo di parco cittadino. All'epoca, quando c'ero io, Terezin era diviso anche con del filo spinato all'interno. Vi avevo detto che eravamo divisi, maschi, donne, eccetera, bambini. Chiaramente, quando arriva la Croce Rossa Internazionale, il filo spinato è stato tolto, hanno seminato l'erba, hanno messo qualche aiola con le rose, hanno messo un chioschetto con un gruppo musicale che faceva un quartetto d'archi che faceva un po' di musica. Schulunterricht war verboten, das habe ich schon gesagt, aber vor die Kamera hat man auf einen Haus eine Anschrift gegeben, Knaben- und Mädchenschule, und es war keine Schild dort, hat man eine andere Zettel dort gegeben, Ferien. Vi dicevo che era vietato fare formazione, andare a scuola, avere lezioni, era vietato. Per la Croce Rossa Internazionale si sono anche inventati una scuola, quindi hanno messo una grande insegna, scuola elementare per ragazze e ragazzi, solo che chiaramente non doveva esserci scuola e non c'erano né studenti né insegnanti, quindi hanno messo anche il cartello sulla porta chiuso per ferie. Und dass die Kommission nicht sieht, die alte und kranke Menschen, hat man 2 große Transporter über 5000 Menschen, alte und kranke, mit einem Transport nach Ost geschickt. E poi hanno mandato via con 2 trasporti numerosi circa 5000 persone, cioè i più anziani, i più deboli, indeboliti, sono stati portati via con 2 di questi trasporti verso l'est, più di 5000 persone hanno fatto sparire prima dell'arrivo della commissione. Der Tag war eine Kasernensperre, wir dürfen
wir hätten keine Möglichkeit, mit dieser Kommission zu treffen. Sie haben gesucht, nur eine Gruppe von jungen Menschen hat an ihnen Baskets, Körben gegeben mit Obst und Gemüse, und sie sollen zufällig treffen, singen und zufällig treffen die Kommission. Era vietato quel giorno della commissione uscire dalle baracche, noi dovevamo stare dentro, alle nostre baracche tutti. C'era solo un gruppetto preparato di ragazzi che gli avevano dato a qualcuno un cesto con i biscotti, a qualcuno invece, all'altro invece con della frutta, all'altro con della verdura fresca, e questi in modo chiaramente organizzato, fingendo però casualmente, hanno incrociato per strada la commissione. Ich glaube, die Kommission konnte nicht so naiv sein. Wenn sie wechseln, wollten die Wahrheit kennen, sie konnten hinter eine Ecke einschauen, weil sie konnten finden, dass es alles war noch wett und frisch gemalt. Aber am Abend, sie waren zufrieden. Am Abend haben sie umgeschrieben, so in ein Zertifikat. Sie haben alles in Ordnung gefunden und dem Juden fällt gar nichts. Io non capisco come potevano essere così stupidi quelle della Croce Rossa Internazionale, di questa commissione, perché si vedeva che, secondo me, se stavi attento, vedevi che era la vernice fresca, che era pulito di fresco, che era tutto finto. Invece non sono stati evidentemente molto attenti e ci hanno creduto, e la sera hanno rilasciato il report della giornata, e sul verbale c'è scritto: no, gli ebrei stanno bene, va tutto bene a Terzin. No, aber dann haben sie noch eine andere Idee bekommen, wenn es schon alles so verschändert war. Sie werden einen Film dort getrennt. Und das ist der einzige Film, welcher existiert. Aber das ist ein, wenn sie kommen nach Theresienstadt, aber dieses Film war verloren, ich weiß nicht, es gibt nur Fragmente davon. Visto che già avevano fatto un certo investimento, rendendo Terzin più presentabile, più bello, hanno appunto girato anche questo film. Sono le uniche riprese originali che abbiamo di Terzin, questo film che hanno fatto per far vedere che stiamo bene lì. Und in diesem Film wurden die Häftlinge vor dem Kamera zu sagen, es geht mir gut in Theresienstadt, es fehlt mir gar nichts. Und es waren auch Kinder missbracht in diesem, weil hat man für diese Kinder gebaut, also zum Spielplatz gehen, das war schon verboten, schon vor Ghetto. Selbstverständlich war kein Spielplatz in Theresienstadt. Aber für diesen einzigen Tag wurde man einen Spielplatz gebaut, mit Salz und Schaukel und alles, was gehört dazu. Und Sie kennen, wenn Sie vielleicht kommen nach Theresienstadt, lassen Sie sich zeigen, dieses Film. Weil man dort sehen die Kinder, sie liegen so in einem Bettchen und sie essen schnell einige Brot. Aber das hat passiert, dass der Lagerkommandant kam zu den Kindern und er hat ihnen angeboten, einen Teller mit Brot und Fisch. Und die Rolle für die Kinder war zu sagen, oh, schon wieder Sardinen, Onkel. Ja. Das ist, no. Also auf diesem Film kann man sehen, wie schnell haben die Kinder das gegessen. Das. Voi che andrete a Terzin, mi raccomando, guardate anche questo film. Ci avevano già vietato prima, quando ancora abitavo a Praga, in libertà, di frequentare i campi giochi, cioè i giochi con lo scivolo, con l'altalena, eccetera, in città. Era vietato per ebrei. E chiaramente non esisteva nessun campo gioco all'interno del ghetto di Terzin. Beh, per il film hanno costruito anche questo, hanno costretto alcuni di noi bambini di andare giù per lo scivolo, di mettersi sull'altalena, ci hanno dato ad alcuni bambini del pane con del pesce, e dovevano ringraziare il comandante del campo, Ram, dicendo: oh, noi qua abbiamo sempre da mangiare, stiamo così bene. Quindi c'è proprio stato anche un uso schifoso dei bambini. Quindi mi raccomando di guardare questo film per rendervi conto come è possibile ingannare la gente. Also das war aber schon im Jahr 44 und diese da hat Theresienstadt schon die Rolle verloren. Und danach hat man die, sie müssen diese letzte Entscheidung bringen, hat man einen Transport nach dem anderen weitergeschickt nach Ost. Ma questo è successo nel 1944, quindi i nazisti sapevano che ormai il ruolo di Terzin era finito,
La commissione era venuta, il film era stato fatto, la guerra stava finendo, quindi tutti quelli che fino a quel momento servivano dentro a Terezin non servivano più. Quindi ci hanno tutti mandati nei trasporti verso est. Also hat man wieder Transporte gegangen. Aber hat man uns wieder eine Lüge gesagt. Man hat gesagt, dass Theresienstadt war schon zu voll und es wurde ein neues Ghetto gebaut. Also die ersten Transporte waren Männer nur. Mit so einem Transport ist auch mein Vater gegangen. E di nuovo ci hanno mentito. Perché dicevano, in effetti Theresien è troppo pieno, state male, sì, vogliamo costruire un altro ghetto, un altro luogo più verso est. Quindi ci servono gli uomini più forti, ancora forti, per costruire un nuovo ghetto da un'altra parte per poi accogliere tutte le famiglie. Und den Männern hat man versprochen, dass die Familien werden dort bleiben. Also mein Vater ist gegangen mit dieser kleinen Hoffnung, dass ich werde dort mit meiner Mutter bleiben. E mio padre è salito su uno dei primi trasporti, perché avevano anche a lui detto che dopo può in quel nuovo ghetto accogliere la sua famiglia e si può riunire la famiglia. Und zwei Tage danach wurde ich mit meiner Mutter in einen Transport auch eingereiht. E due giorni dopo mio padre, anche io e anche mia madre siamo stati inseriti in uno di questi trasporti verso est. Also, wir haben uns gefreut, einige Frauen haben sich freiwillig gemeldet, sie wollten nach ihnen Männer und Vater und Brüder gehen. Also sind wir gegangen und haben uns gefreut, dass wir werden Vater treffen. Alcune donne addirittura si sono fatte avanti volontariamente, volevano salire su questi trasporti, ma anche io mi ricordo, io e mia mamma eravamo contente perché si diceva possiamo abbracciare il nostro padre, il marito di mia mamma, mio papà, possiamo tornare a essere una famiglia, quindi eravamo contenti quando siamo saliti su questo trasporto. Also, man hat uns gesagt, es ist ein neues Ghetto irgendwo in Deutschland. Ci avevano detto che in una delle zone tedesche c'era un nuovo ghetto. Aber wir waren in Viva-Wagonen, 50 Menschen in einem Wagon, ohne Luft, ohne Licht, ohne Wasser. Es war nur ein Viertel viel Wasser und der zweite als Kloset. Ja, aber so, wir haben gelaufen lange, dann haben wir nur geschaut, die Löcher im Waggon, wir haben gesehen, wir sind schon nicht mehr in Deutschland und wir waren unterwegs, überall 48 Stunden und dann haben wir gesehen, wir sind schon irgendwo in Polen. Ma una volta salite, abbiamo visto invece com'era la situazione, era un vagone per bestie, un vagone bestiame, dovevamo stare per terra, non c'era illuminazione, non c'erano le prese d'aria, si soffocava, c'era solo un secchio d'acqua per tutte e 50 persone da bere e un altro secchio per fare i propri bisogni e siamo stati 48 ore così chiuse dentro a un vagone bestiame e vedevamo dai buchi, dalle fessure del vagone che non si andava affatto verso la Germania per questo famoso nuovo ghetto, ma si andava, vedevamo le scritte sulle stazioni, verso la Polonia. Also wir alle waren weiter deportiert, wir erinnern Theresienstadt, als es war ein Paradies. E rispetto a quello che, dove siamo state poi portate in questa seconda deportazione, mi sembra quasi ricordare Theresien come un paradiso. Also nach diesen 48 Stunden hat man zu stehen geblieben, hat man die Tiere aufgemacht und das war ein Schock. Das war ein Schock, weil wir haben gesehen, eine große mit Holzbaracken, umbaut mit Stacheldraht. Dort waren einige Menschen laufen in solchen Strafenbekleidung. Wir haben gedacht, es ist Pyjamas oder so. Und hinter es war ein rauchende Schornsteine. Wir haben gedacht, das ist eine Fabrik. Und hat man uns geschreit, raus, raus, los, schnell, alles da lassen. Dopo 48 ore, quando hanno aperto il vagone, per noi è stato uno shock,
quello che ho visto lì è stato solo uno shock. Era un paesaggio incredibile, una vista enorme su una infinita distesa di baracche, filo spinato ovunque, tantissime separazioni di filo spinato che non si capiva perché, moltissime persone e avevano dei vestiti a strisce come dei detenuti di un carcere. E poi c'erano delle fabbriche con i camini che fumavano. Era un aspetto incredibile, spettrale per me. Also man hat geschreit los schnell, die Hunde haben dabei und dann kamen diese Menschen in diese Strafenbekleidung, das war selbstverständlich keine Pyjamas, das war die Bekleidung und haben sie uns laut gesagt, alle sind hier gesund, alle sind hier arbeitsfähig, wir sind ja wenigstens nicht mehr, weniger als 15 Jahre, als 18. E poi queste persone con questo che a noi sembrava un vestito molto strano, che come taglia sembrava più un pigiama che una divisa da carcerato, sono venuti da noi, ci hanno preso tutto, dovevamo lasciare qualsiasi bagaglio che avevamo, è stato rubato tutto. E poi ci sono state però persone fra questi, con la divisa a strisce, che mentre c'erano i cani che abbaiavano e che mordevano, e i soldati che picchiavano, questi dicevano: qua state bene tutti, siete tutti fisicamente sani, potete tutti lavorare e nessuno è al di sotto di 18 anni. Ricordatevi di dichiararvi sani e diciottenni, ricordatelo. Und da vorne stand ein SS-Mann und hat geteilt Menschen auf zwei Seiten. Auf einer Seite haben wir gesehen, er hat geschickt ältere Menschen und Frauen mit Kindern. Und auf die andere Seite die Jüngere und Arbeitsfähige. No, das war, no. Und ich war noch nicht, also ich glaube, das war der schlimmste Moment in meinem Leben. Weil ich war noch, also ich bin nach Theresienstadt, kam ich in, als 12-Jährige. Nach diesen 3 Jahren war ich aber noch nicht 15. Also ich erinnere, habe ich sehr schnell gedacht, vielleicht werde ich sagen, dass ich bin 18. Dann habe ich gedacht, aber vielleicht werden sie mich nicht fragen, wie alt bin ich, vielleicht werden sie mich fragen, wann ich war geboren. Habe ich schnell gezahlt, wenn ich war geboren, 29 bin ich 15, wenn ich möchte sagen, ich bin 18, werde ich, habe ich 46, das hat es, dasselbe hat meine Mutter gesagt, sie war 38, sie wollte sagen, das ist, sie ist 500, sie wollte sich jünger machen. Also das, ich bin nicht viel religiös gewesen, das habe ich schon am Anfang gesagt, aber in diesem Moment habe ich angefangen, mich zu beten. Io credo che questi minuti sono stati i minuti peggiori della mia vita. Eravamo arrivati ad Auschwitz-Birkenau, ci fanno scendere dai vagoni, i prigionieri già presenti ci fanno questa raccomandazione: dichiaratevi tutti diciottenni, dichiaratevi tutti sani, e vediamo che ci portano davanti a una persona, un medico, che divide invece il nostro grande gruppo con da una parte tutti i vecchi e le donne con i bambini piccoli e da un'altra parte tutti più robusti, sani, giovani, come si diceva, abili al lavoro, utilizzabili ancora. E io facevo tutti i miei conti, che quindi devo dire che sono diciottenne, però forse non mi chiederanno quanti anni hai, e se mi chiede quando sei nata, allora facevo i conti, tutto in fretta in questa situazione orrenda, di super stressata, che dovevo dichiarare quindi di essere nata nel 1926, se mi chiedono invece l'anno di nascita e non l'età. Con mia madre che faceva invece il conto, che aveva 38 anni, forse è meglio dichiararmi un po' più giovane, però se siamo parenti, se io sono tua madre, non posso dire che ho pochi anni più di te, che sei mia figlia, quindi deve essere credibile quando ti ho partorito. È stata una situazione orrenda, una cosa incredibile. Io non sono, l'ho detto prima, non sono stato cresciuta come ragazza molto religiosa, ma in quel momento io ho cominciato a pregare. Habe ich gebetet dem Gott,
wenn ich soll, ich habe ihn nicht gebetet, dass ich will nicht sterben. Ich habe ihm gebetet, wenn ich sterben soll, lass ich mich sterben, nicht später als meine Mutter, lass mich hier nicht allein. Non ho pregato per la mia vita, non ho pregato Dio di tenermi in vita, ho pregato di morire prima di mia madre. Non volevo rimanere da sola in un posto così. Es sind ja Menschen, die haben diese Glaubnis verloren. Aber es sind ja einige, die haben das, wenn so in so einem Moment man glaubt, braucht jemanden zu haben. Und ich, wenn ich bin jetzt gefragt, ob ich glaube oder nicht, ich erinnere mich immer auf diesen Moment. È una domanda che si discute spesso. E sapete che ci sono molte persone che la loro fede, anche religiosa fede, l'hanno persa ad Auschwitz o per il motivo di Auschwitz. E per me invece è stato quasi il contrario. Quando mi chiedono oggi se sono credente, io mi ricordo sempre quel momento e che ho pregato in quel momento a Auschwitz-Birkenau. Also Kinder, jünger als 15 Jahre, hätten keine Chance gesucht an zum Arbeit. Und alle Kinder, jünger als 15, gingen nicht durch diese Selektion gerade. Das sind die Kinder, die kann man sehen auf diesem Film, diese Propagandafilm. Sie auf diese Brettchen mit dem Brettchen. Das war eine Woche danach, wurden sie gerade von dieser Rampe zum Gaskammer geschickt. Und durch diese Selektion gingen nie durch und trotzdem ich Kinder jünger als 15 und ich bin einer davon, sind vielleicht ungefähr nur 100 durchgegangen. Ich hatte so ein Glück, es war ein Wunder, weiß nicht. Ich bin einer von diesen 100 Kindern, die überlebt. Di Theresien sono sopravvissuti circa un centinaio di bambini. Io avevo 15 anni quando ero poi arrivata a Auschwitz-Birkenau e ho detto di avere 18 ed è stato un miracolo, è stato non so quale caso, ha fatto sì che mi hanno creduto e io sono sopravvissuto, ma di tutti solo un centinaio circa. E mi raccomando, guardate il film dove i bambini che mangiano le tartine e ringraziano per il pesce fresco, questi sono tutti bambini piccoli. E chi era sotto i 15 anni non aveva chance e alla cosiddetta selezione all'inizio di Auschwitz-Birkenau, questi, anche quelli che si vedono nel film, una settimana dopo le riprese, sono tutti entrati nelle camere a gas di Birkenau. Und diejenigen, die gingen durch, die ihre Mütter wurden geschickt. Aber ich hatte so ein Glück, dass ich bin gesucht zusammen mit meiner Mutter. Und wir beide sind geschickt auf die Seite mit die Arbeitsfähigen. E i bambini che erano già ragazzi, che avevano più o meno la mia età e mentivano dicendo siamo diciottenni, delle volte avevano dei genitori già sui 40 anni troppo vecchi, che quindi andavano i genitori nella camera a gas. E invece io sono stato fortunatissimo perché si è salvata mia madre e mi sono salvata io. E tutti e due siamo stati dichiarate utile per il lavoro. Dabei hat man uns geschickt in solchen Baracken. Man hat uns, wir müssen uns ganz ausziehen, wir sind nackt geblieben. Man hat unsere Haare und alles geschnitten und geschält. Und wie es waren solche Haufen mit etwas, kann man nicht sagen, dass es Bekleidung war. Ein Stück davon dürfen wir sich nehmen. Also das war schrecklich, die Frauen ohne Haar, wir haben uns nicht bekannt. Ich konnte nicht kennenlernen, meine Mutter finden. Und das war etwas schrecklich. Ohne Haare, nackt und es war schrecklich. Und dann müssen wir unter Duschen gehen und dann haben wir schon etwas gehört, dass es ein Gas existiert, haben wir geschaut, ob es Wasser will sein oder Gas. Aber es war ja Wasser. E poi siamo stati portati in una grande baracca, dovevamo denudarci tutte, ci hanno rasato in testa e su tutto il corpo e
rassicuro che è una cosa incredibile come cambiano le donne quando perdono i capelli. Io non riconoscevo in mezzo alle altre donne, tutte nude, tutte uguali, non riconoscevo più mia madre. Ho fatto una fatica a riconoscere mia madre. E poi dovevamo lavarci, dovevamo farci una doccia, e in quei pochi minuti si era già sparsa la voce che esistono docce col gas. Però la nostra era con l'acqua. Era una vera doccia, non era una camera a gas. Dann haben sie uns geschickt in diesen Baracken, das war groß, lange Baracken, auch dreistöckige Betten, aber nie wie in Theresienstadt. Es war in Auschwitz, es war ja keine Matratzen, keine Decken und auf einen Platz gedacht für vier Personen. Man hat uns Zähne dort gepresst. Poi ci hanno portato in delle baracche per dormire, per starci. E non c'erano letti o materassi o pagliericci o qualcosa, erano solo delle asse di legno in un posto per due o tre piani dove dovevano stare quattro persone, ci stavano dieci. Und für diese zehn Menschen nur eine nicht Teller, so eine Schüssel und keine Löffel. Und manchmal hat man uns dort gebracht. Wir haben das gegessen. Als Tiere. Das war ja schlimm. Mhm. Und dann haben sie uns auch gesagt, dass es hinter die Schornsteine, das war keine Fabrik, aber das waren die Schornsteine vom Krematorium und das war 24 Stunden täglich gefunden. Poi ci hanno dato da mangiare, non ci hanno dato i piatti, ma una ciotola in 10 e non ci hanno dato le posate. Ma hanno voluto che noi dovessimo mangiare come degli animali. Questo è stato terribile per me. E ci hanno raccontato che le fabbriche con il fumo che usciva dai camini non erano fabbriche, ma che erano i crematori di questo gigantesco campo di Auschwitz-Birkenau. Und wir haben stundenlang gestanden draußen, in Kalt und in Regen, in dieser leichten Bekleidung. Es war November, es war schon ganz kalt. Man hat uns gewacht, 5 Uhr morgen. Also es war, und man hat uns immer wieder selektiert und hat man immer gesucht, die Arbeit vergeben. Also zufällig. Ich hatte so ein Glück, dass nach diesen ungefähr 10 Tagen, ich weiß nicht genau, wie viele Tage es war so schlimm, aber nach diesen 10 Tagen wurde ich wieder durchgegangen durch eine Selektion und war geschickt, eingereiht in einen Arbeitstransport. Nach Deutschland? Nein, no, das wird. Io non so, ci sono stati pochi giorni, ci sono stata forse 10 giorni. Ogni 2-3 giorni ci facevano uscire e ci facevano stare per delle ore a cielo aperto e avevamo pochissimi vestiti e c'era novembre 44, in novembre c'era già freddo e guardavano chi non reggeva l'attesa in piedi, quindi chi crollava veniva portato via per essere uccisa e così selezionavano i più forti. Quello che sopportavano meglio e io ho avuto la grande fortuna quindi che dopo 10 giorni di questa situazione terribile sono stato selezionata per andare al lavoro e mi hanno messo su un altro treno. Dann sind wir wieder unter Duschen gegangen und mit kaltes Wasser, dann wird ohne Handtücher draußen stehen, ganz wett. Aber dann, es waren große Hauten mit Bekleidung, eine Haut mit Mäntel, Kleider, Wäsche und Schuhe. Also ich habe einen Mantel gefunden, es war so glücklich, dass es war so lang. Und es war auch eine Haut mit Schuhen, hat sich jeder 2 Schuhe gebracht. Aber nicht ein paar, 2 Schuhe. Verschiedene. Also es war ein Glück, dass ich hätte eine rechte und eine linke gehabt. Eine war groß und so, aber es war eine. Prima di salire su questo treno dovevamo lavarci di nuovo, quindi dovevamo di nuovo passare sotto delle docce, che erano docce vere, e poi ci hanno dato da vestirci. Mi ricordo che c'era un grande mucchio di scarpe
e potevamo prenderci due scarpe a testa, non era un paio di scarpe, erano due scarpe diverse, però sono stato fortunata, ho avuto una scarpa a destra e una scarpa a sinistra, e soprattutto mi ricordo la felicità di un cappotto. Mi sono preso da vestirmi e c'era addirittura un cappotto, e in quel momento non avevo più freddo e ero felice. Also es war so ein Glück in ein Arbeitslager in Grezai. Hat man uns wieder in Viehwaggen gegeben und sind wir nach Deutschland gekommen, zum Freiberg, nähe zum Dresden. Und dort haben wir gearbeitet in einer Flugzeugfabrik. Quindi ho avuto la fortuna di essere mandata, di essere stata mandata in un campo di lavoro per una fabbrica che faceva aerei militari per la Germania, vicino a Dresda. Quindi di nuovo in un vagone per bestiame siamo stati mandati in questa cittadina vicino a Dresda. Wir wohnten hinter dem Stadt in solchen neu gebauten Baracken. Es war alles noch wet. Und wir müssen immer unterwegs zu die Fabrik. Wir haben auf Schichten gearbeitet, tägliche oder Nachtschichten, ohne Strümpfe. Es war auch schrecklich. Mi ricordo che lì avevano appena finito la costruzione di nuove baracche, erano ancora umide, erano ancora legno bagnato. E si stava malissimo, poi io non avevo le calze, pensavo di essere stata fortunata per le scarpe, ma purtroppo non avevo calze e facevamo i turni, o turno di giorno o turno di notte, di 12 ore di lavoro, e dovevamo sempre andare avanti e indietro da queste baracche nuove e la fabbrica. Non è stato bello, non è stato difficile anche quello. Aber dann hat die Fabrik schon die Arbeit verlassen. Sie hatten schon kein Material oder was. Also wir haben schon nicht mehr gearbeitet. Und wenn wir nicht gearbeitet haben, hat man uns fast überhaupt nicht zum Essen gegeben. Wir haben, also diese Baracken standen auf einem Meadow. Also wir haben Gras gegessen. Das war die Gras und die Wurzel, no? Gras. Poi delle volte non ci portavano alla fabbrica perché non c'erano le materie prime per il lavoro. Il problema è che noi mangiavamo in fabbrica, quindi ci sono stati giorni verso la fine della guerra che non ci hanno dato proprio da mangiare. Le baracche erano sulla terra, erano su un tipo di campo, e noi ci siamo dovuti nutrire mangiando l'erba. Aggiungo io, Mattias, ho richiesto se ho capito bene, e lei dice sì, io ho mangiato l'erba e le radici dell'erba. Aber die Front war schon so nahe zu uns. Wir haben schon gefreut, dass wir werden uns befreit. Aber also überall in Deutschland wurden viele diese Arbeitslager, und diese Lager gehörten zum dort hat man aus viele Menschen umgekommen, gestorben nach den schrecklichen Bedingungen die Arbeit, aber vielleicht war das zu langsam. Sie brauchten uns alle morgen, hat man im Januar schon. Also im Januar war schon auch Auschwitz befreit. Aber der Lager war befreit, aber es waren ja fast keine Häftlinge dort mehr. Die waren schon früher gegast oder weitergeschickt. Also unser Lager gehörte zum Flossenbürg. Das war auch eine Konzentration, weil in diesem Arbeitslager hat man gestorben nach der schweren Arbeit. Aber es war ja nicht Gaskammern in diese. Hat man angefangen, mit alle diese Häftlinge von diesem Arbeitslager zu dieser größeren Lager zu gehen. Und sie alle sind zu Fuß gegangen. Die sind zu Fuß gegangen, in Schnee, ohne Essen und ohne Bekleidung. Viele sind gestorben und wer konnte nicht mehr laufen, wurde geschossen. Und nachdem sind Leichen geblieben, da ist das die Todesmarsche. Voi sapete che il 27 gennaio è il giorno della memoria perché c'è la liberazione del campo di Auschwitz, e noi ricordiamo la liberazione del campo di Auschwitz, ma bisogna ricordare un'altra cosa, che sono solo stati liberati i campi, ma non i prigionieri, perché i prigionieri non c'erano più. I prigionieri sono stati quasi tutti uccisi prima, gasati, o come me,
portati via prima verso la Germania centrale. E in quel periodo, sto parlando di gennaio-febbraio 45, quindi i campi liberati, per modo di dire, senza prigionieri quasi, noi dovevamo, come altri, muoverci un'altra volta ancora. Non ci hanno dato da mangiare, non ci hanno dato da vestire, non ci hanno dato da bere, e non c'erano più mezzi di trasporto, ci hanno costretto a camminare verso gli ultimi grandi campi di concentramento dove volevano ancora raccogliere tutti i prigionieri dei vari campi di lavoro. Aber ich hatte wieder so ein Glück, dass ich war auch in eines Todestransport, aber nicht Todesmarsch. Man hat uns auch in Nacht bewacht und hat man uns gebracht in Waggonen. Dieses Mal war das offene Waggonen von Kohl. Und auch wieder 50 Menschen rein gepresst. Offen? Offen, offene Waggonen. Das war im April, es war noch kalt. In zwei Tage hat schrecklich geregnet. Also waren wir unter, und es war ja Flugzeug, fast ohne Essen. Und sie wollten uns bringen nach Flossenburg. Aber Flossenburg wurde in dieser Zeit schon auch befreit. Also hat man gesucht ein anderes. Also Gleis war überall schon gebrochen. Also sind wir 16 Tage unterwegs. 16 Tage in offenen Waggonen, fast ohne Essen. Ein Tag haben wir bekommen eine Kartoffel, den zweiten Tag nichts, dann einmal einen Löffel Zucker, dann wieder nichts, einmal so ein Löffel mit Wasser, das haben wir geteilt mit meiner Mutter, halbe getrunken und mit die andere haben wir uns gewaschen. Also 16 Tage unterwegs, aber nicht marschiert, also es war ein Todestransport, aber nicht Todesmarsch. In queste giornate che si marciava, chi non ce la faceva, che si lasciava cadere a terra, o moriva da solo, o le guardie lo uccidevano con un colpo di pistola. E noi siamo andati verso un campo di concentramento che si chiama Flossenbürg, che però lì c'è stata un'avanzata degli eserciti che hanno già liberato il campo e quindi dovevamo cambiare direzione, dovevamo tornare indietro, ci avevano mandato, se vogliamo, nella direzione sbagliata e questo per me è stato un altro colpo di fortuna, perché a quel punto avevamo perso così tanto tempo che ci hanno messo in un treno, quindi le cosiddette marce della morte, che vengono chiamate così perché moltissimi prigionieri sono morti durante questi trasferimenti a piedi, alla fine per me non è stato il peggio, perché è arrivato un treno e abbiamo viaggiato, purtroppo era un treno per il carbone vuoto, quindi scoperto, non era neanche un carro bestiame con un tetto, eravamo in aprile, c'era ancora freddo, dice, e questo vagone scoperto e pioveva, però non dovevo camminare. Ci hanno messo 16 giorni perché pochissimi binari erano ancora intatti e per farci arrivare dove dovevamo arrivare ci hanno messo 16 giorni e noi siamo stati praticamente senza cibo. Ci hanno dato, mi ricordo un giorno ci hanno dato una patata a persona, poi mi ricordo un giorno ci hanno dato un cucchiaio di zucchero a persona e poi mi ricordo un giorno ci hanno dato un bicchiere di acqua a persona, che mia mamma e io l'abbiamo bevuto a metà e con l'altra metà ci siamo un po' lavate. Wir sind auch durch Tschechien gefahren. Also Menschen in diesen Stationen haben uns Essen gebracht, aber halbe davon haben sie sich die SS genommen und haben sie nur etwas gegeben. Also, aber dann endlich kommen wir nach Budweis, das ist eine Station in Tschechien, und dann haben wir gehört, Mauthausen. Es war ein Gleis frei noch nach Österreich. Und nach diesen 16 Tagen sind eingereiht nach Mauthausen. Mauthausen war ein Konzentrationslager. In questi 16 giorni siamo passati sempre nei vagoni scoperti, anche dalle zone ancora della Cecoslovacchia. Io mi ricordo che sentivo persone parlare nella mia lingua,
e venivano delle persone che ci portavano del cibo, solo che le SS se lo prendevano loro la maggioranza di questo cibo, qualcosa, come dicevo, ci hanno fatto arrivare, ma poco. E poi quando eravamo nella stazione di Budweis si è sentito parlare che c'è un binario intatto per arrivare in Austria e siamo andati nel campo di concentramento di Mauthausen. Also wir waren zum Tod bestimmt und wir sollten in Gaskammern gegangen sein. Mm. Aber es war zum Glück, dass es hat gedauert so lange, weil zwei Tage vor unserer Ankunft hat die Krematorium und Gaskammern nicht mehr gearbeitet. So bin ich am Leben geblieben. Mauthausen avevano per motivi sperimentali una piccola camera a gas e io credo che ci volevano portare lì. Però siamo stati a questo punto quasi per fortuna 16 giorni in viaggio e siamo arrivati tardi e non era più in funzione. E così sono sopravvissuta. Aber doch habe ich dort noch 5 schreckliche Tage dort erlebt. Ganz vielleicht noch als möglich war es noch schlimmer als in Auschwitz. Ganz ohne Essen und das war wirklich sehr schön. Aber nach 5 Tagen wurden wir in Mauthausen von der amerikanischen Armee befreit. E poi sono stata 5 giorni a Mauthausen. È difficile dire dove si stava peggio, ma in quei 5 giorni sono stata senza cibo. Quindi è difficile dire se stavo peggio ad Auschwitz o se stavo peggio a Mauthausen. E per fortuna, dopo questi 5 giorni terribili, sono arrivati dei soldati americani e hanno liberato il campo. Aber wir waren, jemand glaubt, vielleicht wenn der Krieg war zu Ende, für uns war das schon zu spät. Wir waren so schwach, meine Mutter konnte vielleicht den nächsten Tag schon nicht mehr leben. Sie konnte schon überhaupt nicht laufen, es war wirklich zu spät. Und die erste Erinnerung war, ob es auch mein Vater überlebt hat. Das war die erste Gedanke. E sono per noi appena arrivati in tempo. Se tardavano un altro giorno o due, probabilmente sarebbe stato troppo tardi. Mia madre già non si alzava più, non camminava più, non aveva più forze. E quindi per noi è stato un salvataggio davvero all'ultimo momento. Poi chiaramente il pensiero era sempre speriamo che sia stato liberato anche mio padre. Aber die Amerikaner haben angefangen, uns zu sorgen, hat man Essen gegeben und Infusion und sind wir ein bisschen normalisiert. Das hat gedauert 14 Tage und dann haben sich die, also in Mauthausen wurden Häftlinge von der ganzen Welt, also die Städte haben sich einige Autos oder etwas wie seine Menschen gebracht, hat man uns auch für uns bekommen. Nach Budweis, von dort sind wir in einen Zug gebracht und sind wir 21. Mai, also 14 Tage nach Ende des Krieges, nach Prag gekommen. In Nacht, 2:15, das erinnere ich genau, und hat man uns gesagt, ihr seid ja frei, geh nach Hause. Und wir haben nicht gewusst, wohin zu gehen. Es war ja kein Haus mehr. I soldati americani si sono comportati molto bene con noi, ci hanno aiutato molto, ci hanno dato da mangiare, piano piano ci hanno fatto le infusioni, c'erano i loro medici e nel giro di circa 2 settimane ci hanno fisicamente rimessi un po' in piedi. Poi a Mauthausen c'erano prigionieri di tutte le nazionalità e tutti si sono un po' organizzati per arrivare il più presto possibile a casa. La Cecoslovacchia è vicino all'Austria, quindi per noi era più semplice e siamo arrivati con dei camion vicino alla frontiera. Dalla frontiera c'è stato un treno che ci ha riportato a Praga. Io mi ricordo. Il 21 maggio. Il 21 maggio mi ricordo, il 21 maggio sono tornata a Praga. Erano mi ricordo le 3:15. E ci dicevano siete liberi, siete tornati a Praga, siete liberi, potete andare a casa.
Il problema era che io non avevo più una casa. Also haben wir überlebt, aber wir haben nicht gewusst, wohin zu gehen, also gingen wir zu unseren nicht-jüdischen Nachbarn, die waren ja gut zu uns. Dort haben wir die Adresse gelassen vor dem Krieg, die Familie, hier werden wir treffen. Die waren ja sehr gut zu uns, aber den nächsten Tag haben wir Fieber bekommen, hat man uns gebracht nach Spital, man hat gesagt, alle haben sie Typhus. Also es war ja schwierig, aber ich war 15 und halb. Mein letzter Schulunterricht war die vierte Klasse Volksschule. Aber im September habe ich angefangen, in die Schule gehen, in die vierte Klasse Gymnasium gegangen, habe ich das alles nachgeholt. Dann habe ich nach externe, dann wollte ich schon Malerin bleiben, habe ich mich gemeldet zu einer Grafikschule, externe habe ich Gymnasium gemacht. Dann habe ich die Hohe Kunstakademie studiert und bin ich eine professionelle Malerin geworden. Dann bin ich geheiratet, habe ich zwei Kinder, habe ich drei Enkelinnen. Eine davon ist hier, das ist diese, die ist heute mit mir hier. Und heute bin ich schon dreifäckige Urgroßmutter. Quindi siamo tornati dai nostri amici non ebrei, che ci eravamo lasciati così prima della guerra, che in caso di bisogno la loro casa faceva da riferimento per noi. Solo che qualche giorno dopo mi è venuta la febbre, ci siamo ammalati di tifo, quindi chiaramente dovevamo lasciare l'ospitalità presso la loro casa, siamo andati in ospedale, ma siamo saltati fuori, anche mia madre e io siamo saltati fuori da questa malattia. E così avevo alla fine, nell'autunno 45, 16 anni, avevo finito la scuola elementare, ma niente di più, quindi ho ripreso di studiare, sono andato al liceo, ho fatto una scuola di grafica, ho fatto le belle arti, ho studiato all'università e sono diventata pittrice, quindi ho potuto fare quello che ho sempre sognato, ho potuto disegnare e dipingere per tutta la vita. Poi, nella mia vita privata, mi sono anche sposata, ho avuto due figli, ho tre nipoti, e da una è qui con noi. E da un po' di tempo sono anche, non solo nonna, ma anche bisnonna, e da qualche giorno sono per la terza volta bisnonna. Questo è tutto. Ja, ich frage einige Fragen. War das gut? E questo è tutto, come ha detto lei. Tutta la sua vita. Lei, non l'ha detto, lo aggiungo io, abita ancora nello stesso appartamento, quindi dove è nata, dove è stata arrestata, abita ancora al quarto piano senza ascensore e ha quindi, come dice lei, il suo fitness automatico tutti i giorni quando fa la spesa, i quattro piani su e giù e si mantiene in forma e ancora abita appunto a Praga nello stesso appartamento che dopo è stato svuotato da chi l'aveva occupato e dopo la guerra, un anno dopo, lo Stato cecoslovacco ha restituito a lei l'appartamento, a lei e sua mamma. Lei ha parlato a lungo, mi ha chiesto se andava bene quello che ha detto, io mi sono permesso di dire che andava bene. Abbiamo ancora qualche minuto, pochi minuti a disposizione. Voi avete delle domande, avete voglia di fare delle domande? Avete il coraggio di fare delle domande alla Helga davanti a tutti, come
È difficile fare dopo una cosa così le domande. Veramente mi sconvolge sentire parlare con una persona che ha vissuto queste cose. L'unica domanda che ho, ma in parte ce l'ha già raccontato, i sentimenti verso, anche verso chi era il suo aguzzino, come sono? Lei ci ha raccontato cosa le è successo. Ma il suo rapporto, cioè che cosa, soprattutto in quei momenti, com'era il rapporto? Quali sentimenti provava? Di paura, di rabbia, di odio? Quali sono le cose che lo sentivo? Questo non mi interesserebbe sapere. Proviamo. Grazie. Eine Frage war, welche Gefühle hattest du? Gefühle? Hast du die Soldaten gehasst? Zum Beispiel hattest du Hass? Nein. Ich glaube, wir hassen nicht. Aber wir haben das nicht vergessen. Wir haben das vielleicht nicht erlassen, verlegen. Aber hassen nicht. Und hast du damals gehasst? Bitte? Hast du damals gehasst? Nein, nicht gehasst. Ich glaube, es ist nicht hassen. Aber siehst du, ich wollte nie vielleicht deutsche Grenzen übersetzen. Das hat mich gedauert 40 Jahre. Dann habe ich das erste Mal gedacht. Und wenn ich damals erst einmal nach Deutschland fahrte, das hat mich diese Enkelin damals, damals war sie 8 Jahre alt, hat sie mir gefragt, du möchtest nach Deutschland gehen, du möchtest mit denen, die so sehr schreckliche Sachen getan haben, du möchtest mit ihnen Freundschaft schließen. Habe ich sie gedacht, mit dem wollte ich nicht, aber ich glaube, sie lebten schon nicht mehr, das war schon viel. Aber ich gehe zum Sprechen mit jungen Menschen wie du und die sind nicht schuldig für die Vergangenheit. Aber die sind verantwortlich, das schreibe ich auch diese Poesiealbums. Sie fragen mich manchmal, diese Deutschen. Ich sage ihnen, sie sind ja nicht verantwortlich, schuldig für die Vergangenheit, aber sie sind verantwortlich für die Zukunft. Und wegen der Zukunft müssen sie die Vergangenheit kennenlernen. Attualmente lei dice, attualmente non io no, odio, no. Per me non posso perdonare quello che è successo, ma questo non mi porta all'odio, mi porta alla testimonianza. E quindi per me è importante che si dire quello che è successo e si deve sapere quello che è successo. Impossibile dimenticare per me, chiaramente, ma odiare no. Ho fatto fatica a fare un viaggio in Germania. Mi ricordo che per 40 anni, più di 40 anni, mi sono rifiutata di mettere piede in Germania. E, però anche quello, non, né durante la guerra né dopo, non era odio, è che non volevo. Era una cosa lontana da me. Non avevo niente a che fare con questi. E dopo più di 40 anni mi hanno invitato in Germania e mia nipote mi diceva, che all'epoca era una bambina, mi diceva, ma vuoi andare lì nel paese degli assassini? E io dicevo, ma gli assassini saranno ben morti ormai, visto che ero una bambina io e sono ora vecchio, gli adulti di allora non ci sono più. Io vado a parlare con dei ragazzi giovani che non hanno nessuna responsabilità per quello che è successo, non hanno nessuna colpa, hanno la responsabilità per quello che verrà, non per quello che c'è stato. E proprio per quella responsabilità che hanno per quello che verrà, io voglio parlare. Quindi
perdonare mai, ma odio no. Anche forse per me poteva starci anche il timore, no? Era per dire quali erano i sentimenti, era uno dei tanti, non avevo focalizzato su quello, naturalmente. Grazie. Avete delle altri commenti o altre domande che volete fare? Hast du vielleicht einige Frage an mich? Ich hätte noch welche. Ja? Faccio una domanda per i miei ragazzi che non hanno il coraggio di chiedere. Intanto grazie a Helga perché è stata una testimonianza di vita. La sua vita è una testimonianza fortissima di coraggio, di speranza, di resistenza. Il solo vivere come ha vissuto è una resistenza davvero. Grazie. I miei ragazzi erano interessati a sapere del papà di Helga, se è sopravvissuto oppure no. L'altra cosa che invece vorrei chiedere io è se ha conosciuto a Teresin i ragazzi che scrivevano la rivista segreta Vedem. Widerstand war und dass du sehr gut warst und sehr stark warst in deinem ganzen Leben. Die Frage war, hast du deinen Vater wieder gesehen? Und die Frage war, die Kinder wollten wissen, die Jugendlichen wollten wissen, ob dein Vater überlebt hat. Nein, wir haben nie gefunden, wo mein Vater umgekommen ist. Wir haben nach dem Krieg wurden überall Liste gezeigt, wo man sind die von Lager, aber wir haben nie seinen Namen irgendwo gefunden, weil wenn man kam nach Auschwitz, Häftlinge wurden tätowiert. Aber im Herbst 1944, sie haben schon sehr geeilt. Ich bin nicht tätowiert. Also das meine ich, habe bekommen dann eine Nummer aber von der Fabrik, aber war ich nicht tätowiert in Auschwitz. Und wer war tätowiert, wurde irgendwo in einem gesetzt. Also wir haben meinen Vaters Namen nie gefunden. Das meint, dass er war nicht tätowiert. Das meint, wahrscheinlich wurde er gerade von Arampe nach Gaskamp. Vielleicht kann das sein, deswegen, er war 46, er war ein ganz junger Mann, aber er hat vielleicht Brille gehabt. Das war der Grund, warum. No, mio padre, non sappiamo dove è andato a finire. Dopo la guerra l'abbiamo, potete immaginare, cercato ovunque. Noi siamo stati, prima lui, poi io con la mamma, portati via da Teresin nel settembre-ottobre 1944. Quindi, per esempio, io al mio arrivo ad Auschwitz non sono stata tatuata con il numero, perché ci tenevano lì solo alcuni giorni, avevano già previsto di farci andare in un'altra fabbrica dopo, credo. O forse perché non si sono presi il tempo, avevano fretta. E anche mio padre non è stato tatuato, perché non abbiamo trovato su nessun registro di Auschwitz che è arrivato. Lui aveva 46 anni, e sull'elenco di Teresin risulta che è partito con un trasporto di fino a settembre, quindi si deduce, quando uno parte ma non arriva, che quando è sceso dal treno faceva parte della maggioranza
di chi stava su quei treni, cioè di quella maggioranza che direttamente veniva scartata e mandata nelle camere a gas. Quindi di mio padre non abbiamo mai trovato una traccia. Also nach wenn jemand hat sich nicht ein Jahr gemeldet, wir haben immer, weil wir haben nie seinen Namen gefunden, haben wir immer gehofft und gewartet. Aber wenn nach wenn jemand hat sich nicht nach einem Jahr gemeldet, haben wir bekommen so ein Papier und es wurde als tot gesetzt. È chiaro che si sperava per molto tempo, mia madre e io. Abbiamo cercato, abbiamo sperato, però dopo un anno lo Stato ci ha fatto avere un certificato di morte presunta e il capitolo si è chiuso con questo certificato. Aber meine Mutter hat überlebt, aber der Beziehung mit meiner Mutter war so stark, weil wir haben durch diesen schrecklichen Zeit. Sie war immer mit mir geblieben, auch wenn ich war geheiratet und bis ihres Tod ist sie mir geblieben und ist gestorben, denn sie war 84. Aber ich bin schon zwei Jahre älter als sie war damals. Però c'è anche, se vogliamo, un aspetto positivo in tutto questo, che il rapporto con mia madre. Io ho avuto... Cioè, si è sviluppato un rapporto di solidarietà con mia madre che non ci ha mai lasciato in tutta la vita. Cioè, lei, siamo sempre, anche quando siamo tornati poi a vivere la vita normale a Praga dopo la guerra, siamo sempre rimaste insieme, anche quando mi sono sposata, ho fatto la mia famiglia, lei è sempre stata con noi, siamo diventate delle amiche fortissime. E fino a lei ha vissuto fino a 84 anni di età, siamo sempre stati insieme e molto molto legate, ci ha davvero fatto diventare proprio due donne molto molto vicine, me e mia madre. Adesso io ho già 86 anni, sono già due anni più vecchia di lei, cominciava a riflettere. E poi c'era un'altra domanda, ich habe noch eine Frage, ob du Vedem, den Peter Ginz, die Jungs, die die Zeitschrift Vedem gemacht haben, hast du von den Knaben was gekannt? Moment, das nicht. Interessin. No. Gab es eine Zeitschrift von Jungen, die Vedem? Von wem? Es gab in dem, du warst in einem Mädchenheim. Genau, Mädchen. Genau. Und es gab in Auschwitz. Interessin, Franz. Und es gab auch Jungens. Meine Liebe. Auch. Der Otto. Ja, es gab auch Otto. Ja. Aber es, kannst du auch noch was zu sagen, wenn du willst, wie du möchtest. Ja. Aber es gab auch diesen Peter Ginz. Aha. Kanntest du ihn? Mhm. Ja, und ich habe mit ihr, seiner Schwester, war ich in demselben Zimmer gewohnt. Eva Ginz, sie überlebt und sie lebt in Israel. Sie heißt jetzt Chava Pressburger, jetzt heißt sie. Und ich bin mit sie, wir sind alle in Kontakt. Sie lebt in Nähe zum Beersheba. Sie ist eine Malerin und sie kommt auch manchmal zum Besuch nach Prag. Ja, ich bin mit sie. Non mi capiva bene subito e dice: di cosa state parlando? Di quale ragazzo mi stai chiedendo? Di quello quando mi sono innamorata? Perché c'è tutta una storia anche di che ha avuto il moroso dentro a Teresin lei. No, io ho insistito, no, dicevo, Peter Ginz, forse non tutti lo sanno, c'è una storia particolare di un ragazzo che dentro a Teresina ha fatto una rivista, un giornale clandestino insieme ad altri. E diceva, sì, so bene, sua sorella, non conoscevo lui, ma la sorella era in camerata con me, era nella mia stanza. E siamo rimaste amiche, quelle poche che sono sopravvissute, siamo rimaste amiche per tutta la vita. Quindi la sorella di Peter Ginz, di quello che ha fatto Vedem, è ancora viva, vive in Israele, e ci sentiamo spesso e delle volte viene a Praga, viene a trovarmi.
Weil wir alle, wir sind ja sehr wehrig von uns, aber wir Überlebende trotzdem nach dem Krieg sind viele emigriert, sie leben in verschiedenen Städten in Amerika, in Israel, aber sie sind immer in Kontakt geblieben. Non siamo rimasti in tanti, ma quei pochi rimasti siamo molto uniti, anche chi sta negli Stati Uniti, chi sta in Israele. Ja, nun, das ist super, aber heute, wir sind auch modern gewesen, wir können Internet benutzen, wir benutzen auf Skype, also wir reden zusammen. Oh, ci siamo poi modernizzate anche noi, adesso io la sento via Skype ogni tanto, quindi siamo rimasti in pochi, ma quelli rimasti siamo molto legati. Io direi di chiudere qua, così le scuole possono tornare a casa con, o a scuola o a casa con calma. Chi ha... Was hast du gesagt? Dass wir Schluss machen. Chi vuole fare una domanda o solo salutarla, quelli dei teatri mi odiano quando lo dico, c'è una scala ballerina di legno, quindi in teoria non si dovrebbe venire sul palco, ma in queste occasioni se fate senza ressa si chiude un occhio e se volete salutare la Helga, lei parla anche l'inglese oltre al ceco e al tedesco, quindi chi non vuole fare la domanda qui ma salutarla un attimo personalmente lo potete con calma e senza ressa fare uno per uno, esatto. E comunque grazie per la vostra attenzione, è stato molto bello stamattina, grazie, e grazie soprattutto alla Helga.